about nothing. We got the fire. Anybody wanna hear the something? Hey, they're gonna see us in outer space, light it up. Like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn it down, they don't know what they heard. Shut the mash, play it loud. Cosa più importante, venite a vedere anche le novità, la nuova CB650 e VFR800 in anteprima, che sono solo presenti qui per il momento in occasione dell'Honda Live Tour e saranno in concessionaria a fine mese. E inoltre, importante, la Cross Tour, iniziate a vedere e a provare questa bella DCT e vedrete che l'adrenalina vi salirà tantissimo, insomma. Insomma, cari appassionati delle moto, ce n'è per tutti i gusti, lo dicevo anche prima, cioè dovete soltanto venire qua, portate con voi patente e casco. Eccoci qua, Largo Sermonetta, viva Honda Live, secondo anno consecutivo, siamo lieti e contentissimi di stare con voi, viva Honda! Funziona in questo modo qui, abbiamo sul lato destro tutta la parte dell'automatismo sostanzialmente e la levetta per passare da automatica a manuale. Noi mettiamo in moto la motocicletta che attualmente sta in una posizione di folle, premendo questo tastino qua entra la marcia e va in modalità drive, che è una guida transetta, quindi non per percorsionisti, quando cambia il modo di accendere. Accelero e cammina, quindi da sola fa tutte le cambiate. Posso poi, sia anche in movimento, interagire comunque con le palette manuali, che sono queste qua. Qua diminuisco le marce e qua l'aumento, ok? Nel momento in cui sto guidando posso comunque andare a utilizzare il comando del manuale momentaneamente, perché ritorna poi automaticamente di nuovo in automatico, a meno che premendo questo tastino avanti elimino il sistema automatico, passo in manuale e quindi ora la moto sta partendo in manuale. Adesso in movimento puoi anche decidere se vuoi provare il tipo di guida, premi questo pulsantino qui, levi, si toglie il
della D o del drive, oltre dal drive o dello sport, ok? E puoi provare a guidarla con il manuale. Okay. Se si fa su strada questi movimenti non crea dei problemi. No, no, perché lui comunque nel momento io sto viaggiando in terza, per esempio, gli cambio la modalità, lui rimane in terza, poi io poi se voglio cambiare di marcia perché sto dando più gas, aumento o diminuisco di qua. Okay. Ragazzi, l'importanza è tenere conto che questa è una passeggiata. Dovete seguire il capogruppo e non dovete uscire fuori dal gruppo perché ci sarà un collega avanti con il giubbino staff e uno dietro sempre con i giubbini staff. Dovete restare compattati nell'ambito del gruppo.